Chiediamo chiarezza all'AS che è stata delegata dalla Regione a decidere, anche questa è una stranezza tutta attuale e tutta diciamo teramana, e quindi chiediamo che si agisca velocemente nel reperire i fondi che mancano, circa 160 milioni di euro, quindi che si decida velocemente anche dove costruire l'ospedale, perché c'è una pulsione territoriale, la gente di Teramo, i teramani hanno raccolto migliaia di firme per far sì che si valuti anche il sito di Villa Mosca, anche quello che dovrebbe essere il futuro di Villa Mosca. Quindi chiediamo velocità e capacità di decidere. Perché secondo lei il manager non decide? Non decide perché è preso dalle lotte politiche che praticamente ci sono attualmente in Regione Abruzzo, dove una volta ci sono delle trazioni leghiste, altra volta trazioni da parte di Fratelli d'Italia, e quindi di fronte a queste scaramucce si decide di non decidere, come ho già detto, perché fa più comodo a tutti e si evitano le spaccature politiche. Senta, ma lei per la location del Mazzini praticamente, perché no piano d'accio a prescindere? Io sono innanzitutto per costruire gli ospedali dove dicono gli ingegneri e i geologi, perché facciamola finita come si è visto negli ultimi anni che i politici sostituiscono i tecnici. Se i tecnici dicono che è percorribile sia la via di Villa Mosca che di piano d'accio, la priorità per me c'è la Villa Mosca, perché si è espresso una ampia fetta di teramani a supporto di quella location, e quindi di conseguenza si deve andare verso quella direzione. Però non vorrei, come ho ripetuto più volte, che la questione della location sia un qualcosa di distrattivo attualmente, messo ad arte in giro, per far sì che non si parli invece del problema principale, cioè di dove reperire le somme mancanti. Cioè oggi noi parliamo di un qualcosa che non possiamo acquistare, cioè è come se uno volesse acquistare un'automobile e non hai soldi per farlo, e pensa a dove collocare il garage, cioè di che cosa parliamo? Lei ha detto, siccome la verifica del direttore generale è prossima, se non raggiunge determinati obiettivi è meglio che magari si faccia da parte. Questo non lo dico io, questo lo dicono i direttori, hanno degli obiettivi fissati ben precisi, sono i LEA, quindi ci sono delle griglie di valutazione, quindi figuriamoci, non sto dicendo nulla di nuovo. Naturalmente politicamente e personalmente ci sono due o tre obiettivi, torno a ripetere, che vanno centrati velocemente. Uno, dire dove e come si costruirà il nuovo ospedale e quando si costruirà il nuovo ospedale, liste d'attesa, rete ospedaliera e battaglia per l'idea di secondo livello a Teramo. Sono 3-4 concetti molto semplici che praticamente potrebbero, come dire, convincermi che questa dirigenza ASL merita di essere riconfermata.